comprese quelle che riguardano le loro non competenze, cioè ci sono un sacco di aspetti, quello sismico, quello paesaggistico e altri ancora, quello geotecnico, che loro considerano non propri, e quindi noi abbiamo detto ma scusate, ma l'ambiente è un sistema complesso, non possiamo, li abbiamo invitati quantomeno a segnalare al ministro dell'ambiente che hanno dei grossi buchi, delle grosse lacune, no? Sul piano di quello che dovrebbero osservare. Gli abbiamo anche fatto notare che il documento di Cantone alla Camera ha segnalato che se gli enti preposti al controllo avessero per tempo segnalato una serie di cose, non si sarebbe arrivati a un procedimento penale come quello che c'è. Qui loro hanno detto ma noi non c'entriamo niente con la procura, noi se vediamo delle cose, appunto noi abbiamo detto, noi ci domandiamo come mai non avete visto. La fresa non è di loro competenza, per esempio la fresa è un aspetto ambientale, no? E appunto fa parte di quelle lacune di competenze gravissime a nostro avviso, che richiederebbero quantomeno che loro segnalassero questa esigenza, no? Poi la Teresa Crespellani, anche che è lì, ha segnalato un paio di cose interessanti, a parte il discorso delle curve, cioè che laddove ci sono le curve nel progetto ci sono delle criticità maggiori, ma anche il fatto che la doppia fresa, ora ve lo dirà lei, cioè il fatto che ci sia una fresa sola, anziché due che vanno in contemporanea, rende più instabile al ritorno il territorio. No, l'ha detto la Teresa Crespellani, non voglio valutare, ecco Teresa, spiega un po' questo aspetto per cortesia, cioè quello della doppia fresa o della fresa unica. Diciamo, quest'opera va male da tanti punti di vista, ma soprattutto c'è tutta una serie di omissioni che comporteranno degli impatti ambientali molto superiori a quelli che sono stati a suo tempo preventivati. In particolare ci sono diversi problemi che non sono stati proprio assolutamente esaminati nella progettazione. Primo, il fatto che oggi la normativa sismica è cambiata e che per esempio i due tunnel sotterranei devono essere studiati anche per prevenire tutta una serie di possibili danni legati ai terremoti. Quindi ci vorrebbe un'analisi di risposta sismica locale, ci vorrebbe tutto uno studio per proteggere quest'opera, che invece dal punto di vista sismico non è assolutamente protetta, i rivestimenti sono stati studiati non contemplando l'azione sismica. Poi ci sono anche tanti altri elementi che non sono stati considerati, per esempio a suo tempo è stata data l'approvazione a Novavia, probabilmente per motivi economici, lavorare con una sola fresa anziché con due in simultanea come è stato fatto a Bologna. Ora questo fatto comporta che il bacino dei sedimenti delle costruzioni che sono sovrastanti sia molto maggiore rispetto a quello previsto a suo tempo negli atti progettuali. Quindi questo è un punto che deve essere assolutamente rivisto. Perché? Perché quando si scava la seconda galleria si trova un terreno che è già stato maneggiato, quindi più cedevole, ed è chiaro che che l'esperienza dice che questi cedimenti sono della seconda galleria sono molto maggiori quelli provocati appunto in superficie. Grandezza. Per quanto riguarda i sedimenti è stata fatta tutta una valutazione con modelli semplificati, ma non considerando il caso appunto che la fresa lavori una per volta. Cioè, loro hanno ammesso che c'è maggiori criticità dovute all'uso e all'utilizzo della hanno preso atto perché a suo tempo hanno dato l'approvazione e quando gli sono stati dati elementi anche proprio legati all'esperienza di questi ultimi anni sul comportamento delle gallerie, hanno preso atto che questo era un problema, non solo, ma hanno detto che non era loro competenza. Dopodiché è chiaro che si sono trincerati sulla questione delle competenze ed è chiaro che loro hanno una visione, secondo me, un po' ristretta delle competenze, mentre secondo me un osservatorio ambientale deve considerare, come si faceva nella confessione, come erano pensieri, azioni ed omissioni. Cioè è chiaro che ci sono delle omissioni progettuali che nella misura in cui provocano un impatto, è chiaro che un impatto ambientale, è chiaro che in qualche modo devono essere segnalate. Poi che spetti a loro direttamente o che spetti ad altri enti
a cui loro sono collegati, questa è un'altra questione. Però, come? Abbiamo parlato anche di quella e si è detto proprio questo. Che loro neppure su questo hanno messo. No, hanno preso atto del fatto che, questo l'ho segnalato io, che a suo tempo l'autorizzazione fu data quando si prevedeva che le due frese lavorassero insieme, quindi che il bacino dei cedimenti fosse diciamo di una certa entità, ma non quella poi che invece si avrebbe con distanziando nel tempo gli scavi delle due gallerie. E poi l'altra cosa che appunto è stata segnalata è quella che nelle curve ci sono delle cosiddette derive, ovalizzazioni della galleria, eccetera, per cui i cedimenti possono essere molto maggiori di quelli previsti senza considerare questo effetto. Sì, proprio nella zona della fortezza, che è una zona particolarmente. Quindi loro sulle questioni diciamo progettuali hanno detto che non rientrano nelle loro competenze e quindi, però secondo me nella misura in cui intanto già ci sono state alcune evidenze, perché per esempio la questione del jet grout, delle compensazioni diciamo con questo metodo del compensation grouting, ecco, si sono, che quello non si sono espressi, ma gli impatti ci sono stati, perché in realtà la scuola Rosai, ma così tante altre cose, ci sono state le crepe via Fanfani, eccetera, tutti i danni che sono, come dire, stati un po' l'aperitivo di quello che succederà nel pasto principale. Quindi, poi mandiamo quelli aggiornati. Da roba? Quali sono? Ne usciamo che loro sono intanto d'accordo a fare una batteria di incontri con noi. Noi abbiamo detto grazie, ma li vorremmo con la città. Incontri pubblici, non quindi, privati, di approfondimento. Loro detto, che Marameo. Non si sono pronunciati su questo, l'hanno lasciato come una cosa possibile, no? Non l'avevano considerata. E noi abbiamo detto che invece l'Osservatorio del Mugello fece per esempio nel 99 un grosso incontro a Borgo San Lorenzo con tutta la cittadinanza, raccogliendo anche i punti di vista, le proteste, le lamentele, le proposte, no? Qui a Firenze ce n'è un gran bisogno e non si è mai fatto nulla, anzi. Però questo è già un passerottino avanti, va bene? Poi cosa ci hanno detto? Che vabbè, le loro competenze hanno una serie di lacune importanti sull'aspetto geotecnico, i danni, la sismica, il paesaggio, tutte queste loro non le coprono. E noi si è detto, ma l'ambiente, ma che coprono? Coprono l'acqua, il rumore, sì e no, perché poi gli si è detto polvere, anche per dire la polvere, i PM10, gli si è detto che per esempio in Val d'Arno la stessa ASL di Arezzo ha detto mettete un po' di mitigazione acustica se fate venire i treni di giorno e di notte con tutte le serie di scavo. Gli si è chiesto le serie di scavo, tra l'altro se il CNR si è pronunciato. Ci rispondono, hanno detto che su tutte le vecchie domande, che sono nel documento e poi te lo mando, no, hanno detto che hanno preparato proprio un diagramma, una cosa bellina, è la prima volta che rispondono, questo è un grosso successo. Un diagramma su cose? Sì, c'avevano un disegnino con tutta una mappa concettuale sulle domande che dovrebbero essere in arrivo queste risposte. Quindi questo è già un altro passo avanti, poi incontri possibilmente pubblici, ma sono indisponibili a considerare il fatto che noi si è detto invece fondamentale, cioè che segnalino quantomeno come esseri umani l'esigenza di coprire dati ambientali che riguardano i danni, la geotecnica, il paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica, si è chiesto, non ci compete. Poi si è chiesto i verbali, dice ora non fanno più verbali, faranno decisioni, dico dateci vecchi verbali, non ha detto né sì né no. Però dico, questo è di molto competenza. No, c'erano tutti. Ma chi è il presidente dell'osservatorio? Scusa, Parenti. Lui. Parenti. Ma è sempre lui. Sì. Ma lui come dirigente del comune? Lui no, sa. Dirigente del comune è un altro lato. Lui ha detto che è d'accordo su tantissime cose che noi si dice. Tipo? Non l'ha detto, ma su tantissime cose è d'accordo. Però dentro quei paletti dell'osservatorio lui ha delle competenze e non può deportare, anzi, siccome non si è richiamato dice guardate, voi lavorate con denaro pubblico, io dico. Voi non potete nascondere, non siete una società segreta, dovete essere trasparenti, dateci i vostri verbali, appunto, tutto il resto. Cioè io se do un compito di andare ad approfondire un tema che non mi compete come competenza, fa un danno erariale, ha ragione Querino, no? Però gli si è detto, la professoressa Crespellani gli ha detto se io vedo un bambino che casca in un burrone, il che fa? Un intervento che non so il suo babbo? Cioè, capito?
il tema è questo, cioè che è un modo ancora veramente un po' kafkiano di trattare le cose. Però qualche piccola cioè, quindi voi dite alla fin fine a cosa serve questo osservatorio? Esatto, e anzi questo noi... è il punto. Allora, contestate allora, perché una se cosa, questo si una cosa solo delle acque e delle polveri, una cosa che allora ha dato abbastanza, perché loro dei danni appunto non ne vogliono sapere, dei danni. No, dei danni non è loro competenza, cioè come loro hanno soltanto un piano, e questo l'hanno spiegato e ci daranno anche eventualmente tutti i dettagli, un piano di azione parametro per parametro tutte le volte che si verifica un possibile danno in arrivo, cioè scava, succede qualcosa, fermo qui, fermo lì, cioè l'ha chiamato, ora te lo dico. Non ho capito, cioè loro possono fermare lo scavo nel caso in cui c'è un movimento di terra che va oltre il range normale? Certo. Però non prevenire, curare. Il problema è questo, Allora, come l'ha chiamato? Hanno previsto l'1% dei cedimenti. Non conosco artefatti, non posso andare oltre le competenze. 1% è la tolleranza. La tolleranza è un bel delle cedimenti. 10, sistema di continuare le soglie. Ci sono delle soglie, a seconda delle varie soglie, azioni corrispondenti, che devono permettere a quanto pare appunto di intervenire, perlomeno a evitare. Però loro sulla incongruità dei progetti, sull'incompletezza dei progetti, però, scusa, non si possono dimostrare. Però una responsabilità loro ce l'hanno grossa, aver autorizzato lo scavo con una fresa invece che... Esatto, e questo gli è stato fatto notare. Su questo non mi pare che ci sia stata nessuna risposta. Perché loro non hanno nessuna forza. Sono, è l'osservatorio che ha autorizzato una anziché due. Senza nessuna pezza tecnica d'appoggio che giustificasse. Questa è una responsabilità gravissima dell'osservatorio. Noi gli si è fatto presente che Cantone alla Camera dei Deputati ha detto testualmente: in relazione alle circostanze contestate dalla Procura della Repubblica di Firenze per ciò che concerne le competenze dell'ANAC, che si ritiene comunque necessario verificare eventuali responsabilità di soggetti che, ove coerentemente con i compiti ad essi assegnati, avessero effettuato e documentato adeguati controlli, avrebbero probabilmente potuto evitare la stessa formulazione dell'inquadrazione. Cioè, se guardavi bene, evitavamo. Loro però dicono che siccome... Allora, i conci... è un aspetto che non li riguarda, la fresa nemmeno, perché è un aspetto ingegneristico che loro non coprono, quindi non era questo su cui loro sarebbero potuti intervenire, e diciamo dal punto di vista burocratico hanno ragione. Il problema è che manca un soggetto unitario che controlla l'unitarietà dell'ambiente. I compiti dell'osservatorio abbiamo le idee chiare, noi su quali sono, loro dicono che si occupano di acqua, di rumore, di polveri e non di questi altri temi, ed è quello che l'accordo procedimentale burocratico. Peraltro però ha detto in parentesi che è d'accordissimo su tante cose che si dicono personalmente. Forse della doppia canna lui lo aveva avere un po' colpito. Mi sa di sì, mi sa che questa ho avuto la sensazione che c'era una sola fresa sola. Che una sola fresa provoca un sommovimento del terreno che al secondo passaggio dà effetti diversi da quelli che ti aspettavi. E quindi questo ecco, se vi serve vi do l'appunto della Crespellani, questi sono gli appunti, e vi posso dare solo una copia, fate le foto, fate qualcosa, perché ve lo mando, sì. Mando una mail di... ve lo mando, lo devo scannerizzare perché non ce l'ho in coso, ce l'ho di carta. Aspetta, quanti ce n'hai? Due? Dammene uno a me. Questo rischi del sottoattraversamento, fai vedere? Questo ce l'hai di già. Io da un'altra parte dovrei avere un altro pezzettino. Ci contattiamo. Va bene? Aspetta Massimo, con una foto. Poi te lo lascio. Ecco. Perché lei lo dice bene in maniera tecnica. La storia della sismica. In un progetto normale c'è ingegnere civile. Siccome c'è una vecchia norma, le ferrovie erano una società pubblica. Erano esenti, come l'era per costruire l'elettrodotto, sono esenti da controlli dell'ingegno civile. E per questo l'ingegno civile non interviene. Loro sono stati gli antesignanti, sono stati loro che hanno terminato tutto. Al ingegno civile, per il nostro tecnico, c'è scritto: caro ingegno civile, mi risulta che da questo progetto non siano adeguate le pratiche relative alla sismica. Che ne dite voi? Cioè, non interveniamo, è vero, avete ragione, questo progetto non rispetta le norme antisismiche.